stiamo per passare a Downtown. Se vedete qua alla sinistra c'è il Golden Nugget e poi riuscirete a vedere forse il Binions. Love is real. Downtown un posto storico, qua in Fremont Street si poteva passare con la macchina se vedete un po' di film di un po' di tempo fa, invece ora non si può più. Perché? Perché hanno chiuso e hanno creato la Fremont Street Experience. La Fremont Street Experience ha portato molta più gente perché Downtown ovviamente con la concorrenza dello strip stava un po' morendo. Invece cosa è successo? Che Downtown ha speso veramente tanti soldi, con critiche che sono arrivate ovviamente perché è un progetto pagato e finanziato dal comune, ma allo stesso tempo che probabilmente non verranno mai recuperati i milioni che sono stati spesi per questo progetto. Per esempio qua vedete delle costruzioni nuove, perché? Perché questi piccoli hotel sono falliti, ma ci riprovano, diciamo, devono rinnovarsi, fare qualcosa di nuovo. E per esempio più avanti c'è il Gold Spike, che aveva le stanze a $18, ma non $18 tanti anni fa, $18 fino a 2-3 anni fa. Quindi vuol dire €15 tu potevi stare qua e giocare a slot machine, blackjack, eccetera, eccetera.